tutti drogati. Madonna, quanto baccano che fanno. Uccellini baccanini. Cos'è? Canguro. C'è il cigno nero, che però è troppo lontano. Ciao. Scusi, direi che non mi scusa perché vuole dormire. Mi scusi, ma che cavolo fa? Girati. Shishi, shishi. Secondo me sono sordi. Ma se sono piccoli come non so cosa. Vedi che è piccolo. Poi è girato, non riesco neanche a fargli la foto. Anche lui se la dorme. Dov'è lui? Bella spamparanzata. Questi sono quelli che puoi tenere a casa, i fichi d'India lì, come cazzo si chiamano. Io porterei a casa quello lì, tanto nessuno sa fare più niente. Lo metto nella borsa. Vieni piccolino, ti porto a casa mia, vieni. Ti nascondo nella borsa, che non ci stai perché... Ma... Però a me sti cosi non è che mi piacciono tanto. Sti cosi non mi piacciono tanto. Guarda che pelo che c'hanno. Sono più belli i miei conigli. Secondo me l'acqua non è che sia tanto... Secondo me da pulire l'acqua. Sì, beh, abbiamo capito, dici... Guarda com'è vicino! Però puzzi, Come vicino! Ehi, bello! Ma cosa fai? Sì, abbiamo capito.
Allora, siamo arrivati a casa, sono le 5 del pomeriggio, siamo partiti che erano le 8 e mezza e siamo arrivati là che erano le 10, perché poi vabbè abbiamo sbagliato strada eccetera, per cui da me fino alle Cornelle ci vuole un'ora e mezza senza autostrada. Infatti noi non abbiamo preso l'autostrada perché uno c'era casino, due c'erano i lavori e tre ci mettevi il doppio, perché... E allora alla fine abbiamo deciso di non usare l'autostrada e di farla senza. Non ho fatto l'intro e non vi ho salutato nel vlog, volevo iniziare diciamo un vlog diverso. E, comunque detto questo, adesso vi dico in breve che cosa ne penso io di questo parco e come mi sono trovata, se è pulito, se cosa ho visto io, in poche parole. Vi faccio vedere che mi hanno dato questo, che è per la che c'è la cartina, ti spiega tutto in poche parole il parco eccetera, e poi c'è la cartina, è grandissima, come vedete. Non è, diciamo, numerata, ti dice solo che cosa c'è, che animali ci sono, i ristoranti, i bar, eccetera. Allora, calcolate che quello che avete visto dove siamo andati a mangiare il panino, che i due menù con panino patatine e bibita, 11,90 euro, quello medio. Io ne ho presi due, uno per me e uno per il mio ragazzo, e calcolate che in totale sui 25, adesso non mi ricordo quant'era, però era 11 euro e qualcosa di menù. Siamo andati, se non sbaglio, dove c'era... qua, che adesso non mi ricordo, comunque questo pezzettino qua, adesso non mi ricordo il nome perché io pensavo che c'era scritto qua, invece no. Comunque, niente, siamo andati lì a mangiare, la carne era cruda, credo che loro la faranno così l'hamburger, però sinceramente era cruda la carne, non è che mi è piaciuto tanto. I prezzi erano abbastanza buoni per mangiare lì, per cui era buono. E per visitare tutto il parco, per vedere gli animali, calcolate se fate le foto e i video, ci mettete più di 5 ore, perché calcolate che noi siamo arrivati che erano, credo, le 10 e mezza di mattina e abbiamo finito che erano le 3. Poi, vabbè, a parte quella mezz'oretta, erano le 12 e mezza quando abbiamo mangiato, abbiamo finito che era l'una, per cui una mezz'oretta per mangiare. Più o meno 4-5 ore il parco e gli animali li vedete, per cui più o meno calcolate un giorno. Gli orari erano dalle 9 alle 7, aprile e settembre, invece questi sono praticamente gli orari e i giorni in cui sono aperti, cioè i mesi in cui sono aperti. Comunque, l'entrata 18 euro gli adulti. Questo è il bigliettino, spero che si vede. 18 euro gli adulti. Io ne ho presi due. Più 3 euro di parcheggio. Per cui calcolate voi. Più o meno in totale più di 60 euro avrò speso. Anche perché poi ho preso anche un souvenir, dei regalini. Per cui mettete anche 10 euro. In più, poi dipende cosa comprate e se volete comprare. Il mio ragazzo mi ha regalato queste due cose che adesso vi faccio vedere, che è un tipo, sono dei regali che mi ha fatto lui. Volevo prenderli io, ma poi alla fine ha voluto fare lui questi regalini. Comunque adesso vi faccio vedere. Ho preso la calamita con scritto le Cornelle, questa qua con il pavone che è, con i brillantini, fatta così in legno, e dato che a me piacciono le calamite ho preso questa calamita qua. Ce n'era un'altra, ma quell'altra sinceramente si poteva rompere, perché appena ti cadeva giù la calamita ti si rompeva,
cioè ti si rompe. E dato che qua a me mi si rompono tutte le calamite, perché o mia mamma o mio fratello o qualcuno tocca dentro col frigo e li fa cadere e si rompono, per cui ho deciso di prendere questa, che è bella liscia e anche se cade non si può rompere, per cui ho deciso di prendere questa, che è anche carina, con il pavone. E poi il braccialetto, che è questo qua, nero, con gli animali sopra, con scritto le cornelle. Ha tre bottoni ed è fatto praticamente così. È carino. Questi sono i regalini che mi ha fatto il mio ragazzo, perché li volevo. E questo mi risulta, cioè, per ricordo, secondo me, è anche bello. E ho preso questi due come souvenir, in poche parole. Per cui queste sono state le cose. Allora, in breve vi spiego che gli animali, secondo me, erano tutti... Cioè, secondo me, gli animali erano tutti addormentati. Secondo me gli hanno dato qualche sonnifero per far addormentare quasi tutti gli animali, tranne le scimmie. Le scimmie e il pavone, mi sembra. E qualche uccello che, come avete visto nelle clip, era, diciamo, su. Però quasi tutti, come avete visto nelle clip, stavano dormendo. Ed era un po' noioso, perché, giustamente, se non... nessun animale è lì che si avvicina e tu riesci a fargli la foto, un video, secondo me è meglio. Invece no, erano lontani dalla gabbia. Poi certi animali non c'erano neanche, secondo me erano dentro. Infatti molte clip non le ho fatte perché non c'erano gli animali, oppure non si vedevano neanche. Ad esempio, adesso non mi ricordo se era la pantera nera, non mi ricordo, comunque c'era un animale che era sopra il tetto ma non lo vedevi, lo vedevi pochissimo. Allora ho detto, cosa faccio la clip se neanche vedi l'animale, cioè era inutile. Allora molti animali non li vedevi e non c'erano, e non lo so. Comunque, secondo me 20 euro non ne vale la pena, perché se devi vedere i leoni tutti addormentati, che non si muovono, non fanno niente, o peggio ancora, la tigre bianca era lontano, vicino, dietro, dove c'era l'albero, che non si vedeva, si vedeva un pezzettino la coda. Cioè, lì come fai a fare una foto, un video, se... Cioè, secondo me li hanno fatti addormentare tutti, credo per la sicurezza, non lo so. E poi ovviamente erano troppo distanti, diciamo, c'erano cespugli dove tu facevi fatica anche poi fare un po' la foto, eccetera. Boh, secondo me qualcosa va migliorato, secondo me. Però è un bel parco, sì, si può andare a vedere, è carino perché ci sono dei bellissimi animali, anche molti animali diversi, per cui... Io ve lo consiglio, però, ripeto, per 3 euro di parcheggio più 20 euro o 18 euro di entrata solo per vedere degli animali addormentati che non, boh, stanno lì sdraiati e tu non puoi, non riesci neanche a fare una foto decentemente, secondo me, io non è che andrei. Poi dipende, è probabile che quel giorno lì erano, boh, un giorno un po' diverso, un po' come per dire, erano stanchi, non lo so. Può essere che sabato o domenica ci sono gli animali più attivi, più, non lo so questo. Comunque calcolate che io sono andata il mercoledì, che era il 5 maggio, era, cioè dico era perché voi questo video lo vedete tra una settimana, per cui calcolate che sono andata di mercoledì 5 maggio, per cui non c'era tanta gente, erano sì o no 50 persone con tutti i bambini, per cui c'era pochissime persone. Invece se andate al sabato o la domenica, secondo me è più affollato e c'è, secondo me, molte più persone, per cui è consigliabile andare in settimana che andare al sabato o la domenica, che c'è troppa gente. Poi ovviamente uno dipende se può andare sabato o domenica o può andare in settimana, quello è ovvio. Comunque niente, come prezzi un po' così così, io ovviamente la mia esperienza è stata così così.
Comunque, diciamo, questo è quello che penso io. È un po', cioè, un po' mi sono annoiata perché appunto gli animali stavano tutti dormendo. Tutto il resto sì, è carino. Comunque la mia recensione è una via di mezzo, perché ovviamente non so se poi gli altri giorni gli animali sono più attivi e quel giorno lì erano tutti che dormivano, non lo so. Se volete andare a vedere gli animali è molto bello, anzi, specialmente per i bambini, secondo me è ancora più bello. Però ci sono. Allora, la gente che io ho visto lì, che ha anche parlato perché erano lì, e molta gente diceva: ma sti animali sono troppo mosci, sembrano tristi, sembra. Cioè, tutti che dormono. Una ha detto così praticamente. Ed era vicino a me perché io stavo guardando, che ne so, l'animale. E c'era questa signora che parlava con la sua amica dicendo queste cose, per cui molta gente l'ha notato che stavano dormendo, che erano un po' troppo tristi. E vabbè, l'importante è che se volete andare con dei bambini, andate perché secondo me i bambini si divertono di più. Poi ci sono anche le giostre, che ovviamente non ho ripreso tutto il parco, ma ho ripreso solo gli animali, qualcosa per farvi vedere un po' così. Non vorrei farvi vedere tutto, anche per il semplice fatto che è più bello andare là a vedere. E detto questo, che il mio cane sta rompendo le scatoline, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo vlog. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Spero che ho detto tutto. Ovviamente ho detto tutto stringendo quello che penso io. E detto questo, fatemi sapere se anche voi andate alle Cornelle. Se ci siete già stati, io ci sono stata da piccola 10 anni fa e è cambiato tutto, è cambiato proprio il parco, gli animali, è veramente cambiato tutto. Preferivo quando era prima più bello, che potevi dargli da mangiare gli animali, cioè ovviamente in senso che il proprietario dava un cestino apposta per il mangiare che mangiano loro. E tu con questo cestino poi gli davi da mangiare. Secondo me era corretto così. Poi, ovviamente, i cartelli con scritto non dare da mangiare, quello è normale, perché la gente è scema e dava da mangiare agli animali. Quello in teoria sono d'accordo che non dovevano farlo. Però, secondo me, potevano, diciamo, migliorare un po' di più e fare le cose più belle, più divertenti, secondo me. Poi uno fa quello che vuole e giustamente questa è la mia idea, questo è quello che penso io. Detto questo, ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!